Siamo tornati con l'ultimo turno di Svizzera. Eccoci qui. Round 8. Carichi per questo turno e poi la top? Sì, questi ragazzi allora sono andati in bolla, diciamo. Sono di tavolo 19, rischiano la top. E voi vi chiederete, avete scelto finalmente due mazzi buoni? No. Uno è War, quindi vabbè. L'altro è Acqua. Control. Ma guarda il mostro normal che ha fatto per primo. Minchia, il tomato, che potente. Sì, perché è un water un po' strano, cioè è speziato, ha dei pomodori, ha un drago fucile, cazzo si chiama quello lì, drago sputa fuoco, sputa fuoco quello, ha un po' di insalata, mettiamola così, c'ha una bella cinzia al limone, cinzia è quella che mi cade le trappole, una bella insalata di pomodori. Tra l'altro ragazzi, in gotte una cosa rara a 42. Ha solo una carta da numero di linea. È regolare. Io la chiamo consistency. A noi piace chiamarla consistency. Il Bondamonte fa gli snake eye per dire. Intanto di là è arrivata la Lady Warrior Lady che purtroppo mi sa che ci fa l'ammucchiare questo pomodoro. No, che Warrior Lady, che schifo. Oggi la Warrior Lady come a me non piacciono le verdure. No. vabbè, ma c'è la mamma Grizzly, Quella è in agguato. Skyswise. Credo che abbia stato un judgment, vedendo non un judgment settato. Credo che la sicurezza con cui l'ha settato, ragazzi. Vediamo subito. Spezzare. Gioca leggero of Grid, tra l'altro, in guardalo, chiamato Judgment su Delinquent 2. Che meno. Mario SP negati. Posso dire una cosa? Eppure Charity al limone. Che fall. E più Houston. Fateci sapere poi nella chat come l'audio. Come funziona l'audio, che qui stiamo avendo un po' di feedback di diversi. Problemi. È colpa di Yase che avrà fatto giochini strani col microfono. No! Un saluto a Yase comunque. È ancora qui la mamma, ragazzi. Sì, la mamma. È scesa. Santa Claus is coming to town. Non è quella con la frusta stavolta. Sì. Che forte. Mi chiama mamma con la frusta. Questo è 1004 bit down, eh? E io c'è la mamma. Però già 2006 di vita qui solo per però top decada una bella Charity al limone. Ma la Melma è più forte. Come cazzo si chiama quella Melma lì? La Melma rianimata. Melma rianimata, è quella che si cambia controllo spara 2000, no? Sì. Che forte. È quella con c'è 1009 poi, eh. È veramente incredibile. Se non mi ricordo male, sì. Ora sto andando a ricordi così. Tra l'altro a water control così cazzi mazzi e gioca solo una Bissoldier e non due. Aspetta, che è una scelta comunque strana, almeno se lo vuoi non è un acqua control, è un stone recruiter con degli acqua. Pensava che recruiter, uno dei recruiter più forti fosse la madre e allora forse 1500. Poi da italiano la mamma è importante, soprattutto contro gli stranieri. E quel zombino? Pomodoro, mamma, è proprio un mazzo italiano questo. Sì. È Cinzia. Il trappolone. Il trappolone. Non mi piace, non è che Cinzia. Non c'è neanche un altro. Forte. Senza paura. La mamma è una carta veramente forte. Non gioca una trappola che non sia decrivo, né di bene, di sai, di marmo. Sì, le trappole fanno schifo, Bodo. Il più potente, però gioca anche San Juan di extra, San Juan, sì, è forte. San Giovanni. Più italiani così. Andiamo che adesso Cinzia è stato Cinzia! Sì, giudizio. Giudicami no. La giudicata di Cristo. E niente, Cinzia ha fatto. Ha fatto bye bye. E tanto zombie la novità di Red Plus. Kiko? Breaker. Grosso Breaker. Il cavaliere magico. Ovviamente erano delle caprette inaspettate, perché comunque da un mazzo così non te le aspetti le pecorelle. Un gioco a tre pier. E invece ci sono. Perché comunque.
il più incredibile. In acqua contro queste cose qua, metà non è che si vedeva molto. Poi vabbè, dipende anche. Ma adesso vedi che è un bel, siamo un bel creature swap, che comunque plastica in ogni caso. Sì, per spezzare. Però il 2000 già, se non ricordo male, è abitato due volte, esatto. Due 2100, 2009, 2007, lo sopra break, eh? Prosti dalla break, non c'è nulla. Viene fare qualcosa. Non penso di sì. Gli devo capire in attacco di limone, tipo, va a danni, Ah, 2007 vince, in realtà. Certo. Eccola qui la giocata di Cince. Dove si eccola qui, no, no? C'è pure Mind. Ha fatto un mindset, no? Ma quanto sei di forza a giocare, va? Meno male che faccio il castello, va? Mai commettere un mare. Ma pure hai fatto il tributo Mobius, Che forte, via. Ma Archetto Maxence, che bel nome. Questo game 1 brigato e tutto. Il massimo dell'Italia è fortissimo. Ha fatto la salsa di pomodoro, la mamma è arrivata, si è incazzata, ha pissato un drago. Sì, è colpa dei nonni sempre. Esatto, è colpa dei nonni. Ha fatto il viaggio su Link 2 che è costato proprio la partita. Cioè, va bene che non vuoi fare i soldi. Va bene che vuoi vedere di spingere l'aria, però poi settare solo Judgment al campo vuoto e tirarlo alla prima furina che entra è veramente un meno. Ha detto lo vedo, lo nego. Sì, sì, letteralmente lo vedo, lo nego. Boh, entrava un Reaper, uno Zalog, che meno, un Blade Knight, una scimmia. Cioè, così sotto di life, poi pagando 4.000 per negare un duo, mi sembra tanto. E se fosse un uomo avesse fatto un oceano leggendario, normal, il salmone terribile? Mm. io avrei spaventato. È quello del sushi, salmone. Ego, giga, giga, gigo. Il più forte, quello. E la melma? La melma è forte. Andiamo a vedere un po' le side di questi ragazzi one. Come dicevamo, di qua, la parte del acqua control, vediamo una side anche un po' speziata con i Testalos, un repartino di Warrior, pieno di sorprese questo mazzo, sempre già di side. Magari poi ci faremo spiegare un po' queste due a Azura Priest. Azura Priest, carta forte. Mentre dall'altra parte vediamo Mobius, Tremonti, Trewangu, Natsuko, Reaper, Dark Mimic, quello 1. Il Serpentino strano giocare di sai, però c'è Warrior, che se ne fa. No, più che altro credo che il suo obiettivo sia farlo diventare una specie di... Sì, un control. Perché c'è una specie di control contro alcuni mazzi, perché c'è Tsukuyomi, c'è Sinister, c'è Reaper, c'è Mind, Meta, Scapegoat, Design. Siamo d'accordo che qua Wangu la metti. In questo match direi proprio di sì, cioè il recruiter è regolare, il recruiter è più goat hai visto, c'è Scapegoat, poi c'è questo mazzo con tutto perde da Wangu, quando le fai il set Mother Glizzy è regolare su creature swap scambio Vito e Plusilla la madre che forte, mia madre, quindi The Green marrà sempre il main qui, certo, più forte, non ha alternative più che altro. Quelli che esatto. Sono come i denti davanti, incisi. Da botto non parole. E nemmeno io, non è un problema. Vabbè, adesso stanno mischiando questo game, too. Oh. Ringraziamo la casa dei giochi per i tavoli molto comodi per dormire. Sono al limone, legnosi. Meno male che il microfono era acceso. Perché ci ha arrossato tra un turno e l'altro su un tavolo. E allora no. Adesso iniziamo questo game 2 dell'ultimo turno. Al limone. Vediamo con come aprirà. Giuseppe. Il buon Archeto. No, Archeto. Ma io ti dico Giuseppe. E ma Maxence? Qual è il nome che ognuno secondo voi? Non lo so. Maxence. E poi dall'altra parte... Scavo Giuseppe, scavo dire che il cognome di Archeto è il cognome. So, e Maxence, vediamo come parte qui. Con un bel set fire you go. No? No, set you, salute, you go. Senza una spell di quelle importanti. Vediamo un po'. Book. Ci sta pensando.
tipo King of Moon, tipo Dividi la sofferenza, come avevo visto prima. Che forte, che è incredibile. E invece dall'altra parte c'è sento Storm così tirata proprio. Già. No. Lo sei aspettato. Forza e tifone. No, era forza e rota. Infatti. Ma perché? E allora no. Che forti il monocardio. Adesso bello sotto il treno Warrior per ora. Dopo questo primo turno. Scarta scambio di anime e book. È una erbonesa. E allora no, per due. Minchia, che forte. Ma due terzi, ne manca uno, eh? È sotto un treno, da quattro carte almeno quattro. Beh, quello c'è. Nobleman, comunque. Nobile l'uomo poteva anche toglierlo. Poteva anche settarlo piuttosto di settare sì, in rota, a questo punto. Eppure il pomodoro più forte. Che forte. Sì, sì, le passate lì al sud. E si inizia la passata. E il pomodoro. Il pasto di verdure? Adesso arriva lì. E verdurai. Cioè, un sacco di cazzate. Cioè. L'unico match serio in teoria. Non mi rompere le gogliani. Beh, tanto qua la giocata che abbiamo visto anche prima di Demon Lady su negli affetti pomodori. Comunque non l'ha settato, cioè ha settato una dei due rota che aveva in mano, sì, perché il secondo l'ha appena tirato. No, il Game 1 l'ha fatto da blind così, però no, Game 1 si è dedicato già al Gen 2, è vero, questa è la però ha fatto Charity, Pesco, Scarto 2, per cui le book e poi l'altro delinquente 2. No, ha fatto prima 2 poi Charity prima. Già, non penso che avrebbe fatto già su Charity, il Judgment Spear. Beh, il più forte. Poteva anche non passa fare. Passa così senza nulla, vuol dire che avrà una mano con, penso a questo punto, tanti tributi, perché... quello lì è già. E dall'altra parte invece Topo Decada, una bella già. Ma poi la codicata. Oh, la codicia. Vediamo se c'è uno Zalog. Se arriva. Qua fa male lo Zalog. Il Zalog è carta forte, eh. Il prete che tutti non si aspettano. Mi sa che non c'è Zalog, ci sta un po' pensando su cosa godo. Cosa fare da normale per Blade Knight. Sì, che adesso penso sia solo un 1600 perché vedo tante carte in mano. Per non dovrebbe essere pieno di mosse visto che non è evocato a parte da Warrior. Ora fa set o non set? 1006 che passano subito in bocca. Vediamo adesso se pescherà una norma anche Giuseppe. Il turno passa e vediamo. Con una sola set che potrebbe essere il famoso Judgment del nonno. Ci sono tante carte comunque utili in questo spot per tipo questa. Questa è huge, eh? Esatto, tipo questa, tipo anche lo scambio di anime che abbiamo visto prima. Mobius però non sarebbe così forte qui perché comunque eccoli. Spacca uno solo, potrebbe prendersi anche Judgment, un po' rischioso anche lì. C'è un bel ring. Che ho cazzo. E cosa? Ah, ok, ha fatto ring su Blade. Yes. È mandatorio. Non so se mi sembra una giocata così forte, devo dire la verità. È un po' strana. Sì, più che altro si è tolto il board per... cioè, ha trattato due carte con una sua, alla fine, di cui un body, quindi... Un brody? Beh, però ha evitato magari l'ingresso di un ciccione, tipo un Testalos, piuttosto di Ginzo, che sai che gioca. Magari c'è che non sì, Ginzo però è l'unico alla fine, perché tanto tu, Ingro, facevi tutti i monarchi a quel punto. Però gli avresti fatto usare il monarca che aveva in mano. Che comunque adesso voleva volare, sai che c'è in mano, perché alla fine, se non ti hanno ammalato nulla finora, non setta.
per Ginzo ci sta, però se avendo settato uno solo penso che un out ce l'abbia Ginzo anche in mano. Breaker fa 1009, vita grosso. Se vuole pushare un po' i danni, però... 1000 di vita rimaste alla fine per Giuseppe, invece ha pensato la normal. Che forte, ci sta. Però... Vuol dire che... magari però anche lui è un pochino la canna del gas. No, sì, sì, sono entrambi molto sul top deck. Infatti penso che quella di Soldier non fosse già in mano. Più facile avesse già creato swap o... da parecchi turni. Vediamo adesso se ha pescato una normal anche Maxence, sì. Ed è Tribe che fa vincere il game 2 a Maxence. E ci va un game 3 al limone, fino alla fine. Adesso Giuseppe ha visto molte carte, molte spell per le varie mostri dell'oppo, ma poca ciccia. Poche normal sue, dall'altra parte è stato il mono mostro vitto. Non ha girato molto la sua strategia adesso di riuscire a calare i monarchi di Serenità o Cinzia. Forte Cinzia. La più forte. Vedremo adesso quando andrà primo. Sempre che andare primo non ne ha. Ma tra virgolette potrebbe mettere Kiko. Ma che cosa contro Warrior? Più che altro, no, può andare sopra. È un vittore. Vabbè, no, metti sicuramente soldato cibernetico. E non lo gioca. Non c'è. No, questo non è. Ah no, Exiled questa, scusate. Exiled potrebbe mettere una Cybergiara, però. Sì, beh, Cybergiara però. Ha tenuto Enoch l'avversario, quindi c'è Max. Ha tenuto Enoch, però. Beh, li aveva tenuti per farli sui recruiter, ma a quel punto è un po' complicato. Sicuramente poi penso si sia privato di... non si sia privato di Tsukuyomi, poi Poseid. Vedremo, vedremo. Anche poi magari Testalos può essere una carta interessante al posto del Drago Sputafuoco, magari anche contando che gli attributi non sono così fondamentali in un match come questo, visto che non giochi Sorcerer, quindi avendo anche il fuoco va benissimo. Giocando contro un mazzo che principalmente il Drago Sputafuoco si gioca perché è un 1200 di difesa e non muore da Tsukuyomi. E poi vabbè, un removal forte. Occasionalmente un removal, esatto. Sì, sì, sì. Che forte. Mentre comunque vedendo che Warrior non può giocare Tsukuyomi, alla fine è difficile che un Warrior la sidio la giochi. Ci sta anche scambiarlo con Testalos che comunque fa sempre meno uno. Poi beh, è vero che Warrior non passa con tutte queste carte in mano, però fare già meno uno è molto grande in realtà. Di solito una carta ce l'ha, ma tu nei Gold First tieni comunque 4 ciccioli da tributare, no, 5 ciccioli da tributare. Beh sì, non lo so, lo vedo un po' come un meno. Vabbè, qua sicuramente è tutto in hoc, palesemente è regolare. Adesso vedremo cosa ci tira fuori. Io metterei di sì Kiko e magari una Cybergiara per intimidire, anche se potrebbe risolvere certamente meglio per l'avversario, però peraltro giocando tanti mostri fastidiosi, ma sono di paura. Vediamo cosa ci propone pot su pot, quindi entrambi sono contenti. Erano tante trappole nella mano di Max, mi pare di aver visto una mirror forse. Un po' indeciso sul da farsi. Ok, Blade Knight. E potrebbe pittare sul Recruiter a questo punto, certo. O su Cybergiara. Vediamo di che si tratta. Era il mago della fede. Il monologo della fede che... Ah, c'è Zaborg e c'è Kiko in mano di Max. Qui ha due carte in mano, giusto? Allora rimane un 1006. Che forte! Di Kree in hand qui potrebbe essere forte. Però c'era Tifone in hand. C'è nato. Di Kree era forte. C'è in pecorelle, anche questo è forte.
potrebbe essere forte da sola così, non potrebbe non risolvere troppo. È seguito da una meta o Kiko, comunque meta contro set. Kiko toglieresti? In che senso meta Kiko? Scegli tributo un capro, faccio terra, ti rubo il mostro. Sì. O aspetti Kiko che ti arriva in testa? Ma tu non sai che ti arriva in testa Kiko. Ma più che altro, secondo me Giuseppe non si aspetta neanche che Kiko sia ancora al mazzo del dopo. Opla lei, opla là. Judgment. Sì, c'è un Judgment settato in mezzo, abbiamo visto. E vedremo. Vede quanta paura ha. Più che altro, avendo... sapendo di avere Kiko in mano... Adesso deve attendere, magari Frecce, a fare un tributo. Ah no, attack. No, 200. Più che altro Kiko può togliere facilmente quel Blade Knight. Fatto un trade un po'... che giustamente Giuseppe non può sapere, però... puoi immaginare abbia delle auto in mano ancora... che ha dei mostri in mano più grossi. Anche perché se fosse anche solo un altro Blade Knight, ci sarebbe... ci andrebbe sopra. Che forte, non lo so. Comunque questi tifoni che vengono pescati sempre quando c'è il credito sono fortissimi. Quando non gioco io è una carta di merda. E Mas Fuerte. Che è successo? No, niente, figurati. Il poeta contemporaneo. Sì. Vediamo Kiko che stira quel Dead Knight. E io stiro giù anze. Sì. O meno. Enorme. Rimangono sempre quelle famose capre. Adesso decidi di tirare la meta con 3 set dopo. Senza paura. Ma no. È coraggioso. Sì, però. Non penso si possa aspettare che risolva. No. Ma la legge Terra, chissà cosa farà mai Terra. Quindi va la 3200 di vita per negare questa metamorfosi. Vuoi mettere un'altra? Breaker no, allora. Qua però mi sa che prova a puntare all'attacco. Secondo me. Beh sì. Birit e Spark, e ogni caso un dietro gli toglie qualcosa. Sì, almeno potrebbe essere uno per uno. Secondo me potrebbe esserci anche un book tra le settate di... anche se in realtà poteva tirarlo su terra a questo punto. Quindi... no, già, cioè, no. Judgment su Breaker. Va bene, 1006, ci piace. Sì. Frugoso. Speziato. Beh, qui giocata rischiosa comunque di Max, che con due carte di mano rimanenti a 1600 di vita. È molto rischiosa come giocata. Piuttosto poteva... si faceva passare. Secondo me tenere almeno un Judgment per una tribù summon di un mostro, che alla fine anche fosse Ginzo la tribù summon poi negarla. Posso dirti che io piuttosto avrei fatto entrare Terra, avendo comunque Dust Tornado. Per far cos'è? Se lui bittava comunque, tu hai 3-7. È vinta così. È vinta. Vai, recupera o scavo Giuseppe. Il passeggiatore. Sì, secondo me questo match l'ha perso Judgment. Tutti i Judgment che ha tirato Max. Così. No, perché se lui teneva due Judgment e Dust, lui gli faceva fare Terra. Con Terra rubava, tributava, faceva Ginzo che aveva in mano. Ginzo si prendeva Judgment, però lui aveva sprecato anche la metamorfosi. Sì, certo. E lui aveva ancora un Judgment e un Dust. Cambiava niente? No, beh. Sì, non aveva mosso su Judgment, è una carta pericolosa perché ha un potenziale giusto. Incredibile, però devi essere capace. Cioè, è dal momento giusto. Più che altro a GOAT un concetto di life points è molto importante, perché comunque sì, certo. Vedete, basta uno strappo possesso che ti fa 3.000 danni certo. Quando arrivi o perdi.
Non scambiare una melma. Che non l'abbiamo vista. Sì, alla fine abbiamo visto sempre un po' le solite 3-4 carte da parte di questo mazzo. Alla fine ho usato un po' i mostri dell'oppo per giocare, come dicevi un po' dalla lista. Secondo me sta riuscendo nel suo torneo oggi che nessuno conosce su cazzo di mazzo, perché non è una lista questa. Sì, è un po', effettivamente sembra, anche se solo guardare la lista così, un po' un mischione. Però ci facciamo i complimenti già adesso, perché comunque sta funzionando e speriamo che magari con questa vittoria riesca anche a entrare in top. E regolare. Magari gli chiederemo qualche assegno un po' speziata, che vabbè, beh, anche il paese per il caos, lui aveva paura dei bombe. Per turbo gioca tante cose, gioca anche lo spadaccino, 5 carte per 6 carte per caos, un paio per contro, per contro anche un bel po', gioca di Azura. Sembra che c'era una giocata speziata magari contro cosa magari contro gli agro, può essere, no, gli agro o meno, allora, però se scambi queste contro gli agro sono forti. E allora se sei contro agro e riesci a tirare, a fargli attirare come se fosse una forza riflessa, nel senso oggi 4 mostri, sì, l'idea è quella, secondo me. Però se tipo non ho niente nella vita, magari no, credo che a turno 0, anche perché contro il futuro di mazzo. Ora dipende dalle carte che ti fa vedere, perché alla fine se vedi un po' i recruiter e moff magari li tieni, però generalmente i nobili non stai a tenere lì dentro, o almeno non entrambi, quindi a quel punto se per già la potrebbe diventare forte. Secondo me potrebbe essere una buona scelta, poi se per già è sempre un po' quella carta che la mia odi, quindi ti fa vincere delle partite a gratis e te ne fa perdere altrettante, quindi niente, aspettiamo qui comunque il nostro vincitore, vediamo poi un po' la situazione. E poi vediamo anche questa, melma gelatina. Sì, melma riposo. Melma giallona. La melma livello 4, la più forte. Niente, comunque, secondo me questo match... l'ha perso Judgment. Mi sento di dire che l'ha perso più Max, che l'ha vinto Giuseppe, però porti a casa comunque la vittoria. Ho vinto, la ragione, no? Sì, certo. Uno che sta toppando con un mazzo che... No, quello, anzi, tanto di cappello. Cioè, niente da dire. Però questo match è in particolare. Ciao, Max. È iniziato l'antro delle pelle di ciccia. Sì. Più avanti si va verso la top. Sì, più divento stanco, più dirò calzate a profusione. Eccolo qua, è arrivato il nostro vincitore. Ciao. Ciao, tanti complimenti. Grazie mille. E siediti pure. Eccolo qua, il nostro vincitore dell'ultimo round, il feature match. Andiamo qui alla tua lista. Vuoi raccontarci qualcosa da subito? Sì, preferisci? Sì, questa lista ha un significato abbastanza forte. Nel senso che io ho iniziato giocando a GOT, cioè giocando a GOT, ho iniziato un annetto fa. Giocavo un mazzo con i flip che non era poi manco montato bene, tipo turbo, però basta, si beccavano tutti i knock, tutti i mind e tutto quello che c'è. Un po' l'esperienza di tutti all'inizio. Esatto, però da lì ho deciso di abbandonare e ho iniziato con i recruiter. Inizialmente giocavo i Chaos, però anche lì non mi trovo bene. Finché un giorno con Gardi abbiamo fatto un mazzo che era più o meno metà collato andando al torneo, al local, certo, che stavamo affrontando, che cercavo di prendere la qualifica. Poi successivamente ho fatto dei cambiamenti. E inizialmente la lista la giocavo con 3 Mobius e 3 Blowback. Mentre poi ho fatto... Comunque per te è fortissimo. L'unico problema è che pur avendo... I due soul, i due brain, tendeva a bleccare troppo. Certo. Sono comunque tanti. E perdere quando hai tipo 5 monarchi in mano, comunque non è bello. Allora ho tolto inizialmente un blowback e inserito il ginzo, perché comunque non giocando trappole a me non dà fastidio. Certo. E successivamente, però, poi per questo torneo ho deciso di. Prevedevo tanti caos turbo, che è il mazzo comunque che mi fa più
più un mazzo che è forte, che ha tante giocate, tra l'altro forti, lo swap, meta, un po' di tutto. Quello più lento rispetto a quello è molto lento, esatto, rispetto a Ghost Turbo, che fa tanto vantaggio carte. Allora ho deciso di togliere il secondo blowback, perché comunque prevedevo molti terra agro, molti, uno l'ho incontrato, un agro con delle carte tipo di Barn, quindi... Ho tolto il blowback perché avendo un 2003 non va sopra la forza d'attacco Goliath. Cioè, e ho messo il Moff, che ho detto, se risolve bene, ha risolto. Se gli fanno knock, ancora meglio. Sì, infatti, questa è la strategia che avevo messo anche un po' il turno prima, a giocare il mono Moff per farsi prendere anche Nobleman, così se proprio non risolve va benissimo. È stata un'idea dell'ultimo minuto. Ma poi volevo anche chiederti come mai 42, soprattutto perché poche 42, volte si allora, vede... 42 perché comunque le carte tra loro sono tutte sinergie. Intanto è un mazzo anche nobilomi, non setto mai. Certo. L'unico che setta è Moff, e se non lo vedo al primo turno di solito l'avversario desidera tutti i knock. Però intanto la G1 parte con due carte. Sì, sì, infatti potevamo anche per la Cyber Jara di side, pensavo sempre per lo stesso discorso. No, la Cyber Jara l'ho messa perché sta andando molto di moda il mazzo Horsegate. Certo. Col drago, col re dragone che non fa targhettare, ovviamente io mi trovo a prendere sprovvisto di qualcosa per abbattere. L'unica cosa che posso fare è swap, l'unica è quella. Quindi questo invece l'ho beccato local e ho visto che ha funzionato molto, cioè, anche perché lui non ha mosse, certo, di livello 4, se non lo stay, ma... Sì, sì, noi pensavamo invece fosse per gli agro, anche quando stanno 4, visto che Nock non ci viene sidato contro, cioè ti viene sidato. No, non mi sento semplicemente per quello, infatti. Ah, ok, ok. Beh, oggi becco un... Ma quella melma al limone. La melma al limone è la soluzione all'anti-brick. Ah. Perché comunque la posso rebornare a mio piacimento, quindi non è obbligatorio ripagare 1000. Però anche che venivo guardato in difesa, la tributo e faccio il solito ginto del mobile, se più lo faccio. Che forte. E poi comunque non se l'aspetta nessuno. No, cioè, nessuno. Cioè, peccato non averla vista poi. Sì, sì. Solo una volta sola. L'ho vista. No, dico adesso anche il feature, purtroppo. Ma è messo... Sì, ma io gioco 42 perché comunque le carte, queste non le posso ridurre. No, certo che no. Già mi manca il 5 stelle come tributo e quindi non ho accesso a né Balter né Drago Teschio Demo. Questi mi parano un sacco. Oggi no, c'è sì, poi comunque con swap diventano anche dei fodder da tributo, alla fine molto forti. Ma Lovec è piuttosto sostituirlo con un Zaborg in questo caso? No, perché Zaborg ha l'effetto intanto obbligatorio, e io che gioco le solo exchange già tributo mostra dopo, quindi se ne ha uno mi resta in mano. Certo. E poi lo Zaborg c'è, fa l'effetto poi un giallo. Invece Blowback, oltre a fare il suo effetto tutti i turni, con Tsukuyomi ne puoi fare più di uno. Esatto. Poi esatto, anche lui non muore da Tsukuyomi perché ha 2002. Infatti quello pensavamo. Contro Terra Agro perché a 2003 non può essere perfetto. E infatti poi pensavamo anche che i mazzi che non giocano Tsukuyomi si davi questo Testalos che... No, allora, Testalos lo metto contro i mazzi Barn perché comunque togliergli un pezzo dalla mano, certo, è sicuramente un bot, comunque fa la sua. E contro i mazzi Reasoning perché anche loro se non hanno i pezzi in mano c'è ciao. E poi dipende anche da come vedo giocare l'Oppo. Cioè se io vedo che magari è un Warrior che mi setta uno alla volta perché già ha visto Mobius, magari tolgo un Mobius, metto e un Blowback e metto due teste. Sì, sì, come pensavo avessi fatto in realtà adesso che due che... No, erano... no, adesso ho tolto i due knock e ho messo il Book e il Brain. Ok. No, perché noi ipotizzavamo Testo perché vedevamo che il tuo avversario era un giocatore che comunque teneva anche tante carte in mano, nonostante giocasse Blade. Però si stava dando, tra cui il giudizio, lui non ha visto G1 i miei decreti. Sì, esatto. Certo. Infatti poi comunque anche quello che dicevamo in serie di commento, sì, pensavamo che comunque i suoi judgment sono stati sì forti, però gli hanno fatto praticamente perdere entrambi i match, cioè entrambi i game, sì, perché comunque tirarlo su Delinquent, sì, va bene che non ti fa fare meno uno, però 4.000 danni. Poi contando che tu hai tutti i mostri che una volta che entri fai 2.400 danni, perché comunque una volta che ti entra Mobius e ti leva dietro, metti... È un mazzo molto italiano, pomodoro, madre, italiano di così. Cioè, madre la sverde. No, bello, bello. Complimenti. Speriamo poi... Poi anche di 3 Mobius e della gelatina, lui anche questo, che gioco l'Abyss. Okay. E si possono scartare e non il 2 perché già 42 non la togliere, veramente non saprei cosa togliere.
verso anche 10. Un po' di sì, Avis, se non hai l'acqua in mano, è giallo. Eh sì, quello è vero. Però giocando serpente è più facile. Però ci sta anche monocopia. Sì. E doppia azzurra è ovviamente per control. Sì. Certo. È un mandatorio. La palla del peccato fa impazzire invece la Reaper così. È Reaper e anche il pomodoro. Io lo schiero anche quando a turno zero. Sì. Concordo. Ti prendi danni, ma alla fine le life points c'è. Sì, se non deve recarsi, no, con la carta. No, è stato l'interesse, sono le carte. Io concordo pienamente con il tuo ragionamento. Sì, mette pressione a top. Niente, speriamo. Se sei in corso per la top, giusto? No, sei quanto? 5-3 alla fine. Non c'è. Peccato, comunque complimenti per la vittoria anche adesso del Future Match. E ora speriamo di vederti con questo mazzo. Sicuramente, sì. Magari perfezionato per riuscire a entrare. Entra. Ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie. Ottima idea. Buona serata. Altrettanto. Buona serata. Grazie, noi stacchiamo adesso. Ci vediamo per la top 16, ragazzi.